Ah, nuova key visual invece per Demon Slayer World Tour to the Ashira Training. Questa è la key visual, onesta, cioè, non mi sembra una key visual incredibile. Ah, è uscito pure un nuovo trailer. Interessante. Ah, cazzarola. Vabbè, già ho capito. Andiamo a vedere il nuovo trailer. 2 giorni fa. 4 minuti. Ok, fermi tutti. Allora. Ah, no, non me lo dire. È quello là. È quello in cui alternano tipo tutte le stagioni. Diamo un'occhiata proprio veloce. Sì, c'è scritto promotional reel. Quindi alternano immagini di tutte le varie stagioni a cazzo di cane. Perché, cioè, in realtà è pure un, come dire, una roba un minimo carina come trovata, ma ovviamente non è un trailer, quindi non fanno vedere un cazzo se non queste immagini e anche questa CGI non proprio bellissima. Quindi Season Premiere Spring 2024. Ah! Cioè, quindi uscirà. Anzi, uscirà in primavera. Primavera 2024 la stagione. La prossima stagione di Demon Slayer. Poi c'è anche uno special screening che penso si riferisca al cinema. Sì, stavolta però non lo andrò a vedere al cinema perché l'ultimo arco che abbiamo avuto del villaggio non mi interessa vederlo al cinema, sicuramente. Non ha avuto episodi molto belli da meritarsi di pagare un biglietto per andarlo a vedere al cinema. E questa appunto è la key visual del prossimo arco narrativo, che dato che si chiama Training Arc, dovrebbe essere un Training Arc. Cioè, quindi insomma, il prossimo arco dovrebbe essere un arco in cui si andranno ad allenare e basta. Dicono. Allora, inizierà in primavera. Il primo episodio avrà la durata di un'ora. Ovviamente si parla di slot televisivo. Nuova key visual del film Demon Slayer World Tour. Come nel caso della precedente stagione, questo film unirà la parte finale con la parte nuova e quindi andrà al cinema. Attualmente l'Italia non è presente tra i paesi interessati. Come per lo scorso film, anche se in realtà lo scorso film è uscito in Italia, quindi mi verrebbe a pensare che lo faranno uscire. L'annuncio probabilmente avverrà successivamente. E quindi in realtà volevo solamente chiedervi questa cosa, se il prossimo arco narrativo è semplicemente un arco di allenamento, ma si chiama così, quindi penso di sì. Vabbè, ma la season importante è l'ultima season, il prossimo arco è Puppa. Che vuol dire? Cosa intendi con Puppa? Come minimo lo annunciano 2 giorni prima dell'uscita. È vero, mi ricordo questa cosa, il primo film l'avevano annunciato a una settimana, tipo? Dall'uscita non è stato molto carino come non è stata molto carina come trovata. E in tutto questo sì, quindi ci ritroveremo la stagione primaverile, quindi aprile 2024, sia con Demon Slayer che con My Hero Academia. Avremo una stagione proprio al, come si dice, costellata da shonen, però io personalmente aspetto 1000 volte di più My Hero Academia di Demon Slayer. Quindi però avremo anche Demon Slayer. Dovrebbe durare poco questo arco, tipo un volume. Ah, ma quindi è con Mushoku, esattamente, quindi sì, Mushoku in realtà sarà il vero picco, anche se credo che My Hero Academia gli possa tenere testa, eh. Cioè, mo non so cosa potrebbe succedere nella prossima di My Hero Academia, ma siamo arrivati a un punto molto concitato, quindi sì, My Hero Academia e Mushoku penso che metteranno il cazzo in testa a tutti ad aprile.